Ciao Quiliprandi, oggi vedremo un piccolo classico. Il titolo è Transformers, una delle linee di giocattoli di maggior successo di tutti i tempi. Giocattoli celebri come questo, vecchi come questo, più vecchi, più nuovi o giocattoli misteriosi, ne trovate a bizzeffe qui su YouTube. Quiliprandi, mi raccomando, cliccate sul bollino blu, vi potete iscrivere, costa nulla. Cliccate sulla campanella per essere informati quando escono i nuovi video e se volete potete anche mettere un bel like. In particolare oggi vedremo Hot Rod, personaggio importantissimo nel mondo dei Transformers, qui nella sua primissima versione, prodotta da Hasbro nel 1986, e quindi fa parte del mondo Transformers G1, la prima generazione. Non sarà necessario, ma per chi sia così giovane oppure sia arrivato da un altro pianeta, faremo un brevissimo ripassino. Transformers è il titolo di una linea di giocattoli celeberrima, i trasformabili per eccellenza, introdotti nel mercato internazionale nel 1984, 40 anni fa, da Hasbro, inizialmente solo riconfezionando giocattolini preesistenti prodotti da altre aziende giapponesi per il mercato asiatico. Principalmente venivano dai Car Robot, della serie Diaclon di Takara, oppure dai Microman, sempre prodotti da Takara. Insieme ai giocattolini, il mondo conobbe anche la nuova serie animata Transformers, prodotta proprio per presentare i personaggi al grande pubblico. Dopo due stagioni di questa serie animata, nel 1986 uscì nelle sale cinematografiche il lungometraggio animato Transformers The Movie, ed è lì che vediamo introdotto il nostro personaggio Hot Rod. Il film infatti è ambientato nel lontano futuro 2005. Quando i Decepticon avranno preso ormai il controllo di Cybertron, tant'è che il film inizia con una sequenza dove vediamo i protagonisti delle due stagioni precedenti della serie animata venire brutalmente uccisi dai Decepticon. Morti tutti quelli, si introducono nuovi personaggi, come il nostro Hot Rod. Sfacciato, testardo e fin troppo sicuro di sé, Hot Rod però ogni tanto ha veramente bisogno di qualche buon consiglio da un amico più saggio, in particolare il buon Cap. Eccolo qui, e recensiremo anche lui prima o poi. Questo giocattolino, insieme a quelli che sono usciti con lui, introduceva un grosso cambiamento nel mondo dei Transformers. Era un giocattolo nato originale per la linea Transformers di Hasbro, non era dunque un vecchio giocattolino Takara riadattato, e contestualmente il suo design non era quello di un giocattolino adattato poi in serie animata. Al contrario, qui fu disegnato per il film animato da Flo Rodeli e adattato in forma di giocattolo da Takashi Kunihiro. And more Autobots join Optimus Prime. Cup reminds me of the battle on Beta 4. Hot Rod, watch my smoke blur. They see me, now you don't. And these are the new Decepticons, the evil Cyclonus. I'm spoiling for a fight. And Scourge, no one escapes the sweep. But soon a new Autobot leader will arrive. Introducing Rodimus Prime. No one can take on the Decepticons like Rodimus Prime. Transformers. The Transformers, each sold separately from Hasbro. Il Vehicle Mod, la modalità veicolo, è quella di un'automobilina molto molto sportiva, dalle linee chiaramente futuristiche, secondo il gusto degli anni 80. È lunga 12 cm, se non consideriamo questo enorme spoiler giallo. Molto molto appuntita, la linea insomma è un tantinello infantile. Ci sono delle belle parti cromate che fortunatamente sul giocattolino che abbiamo noi si sono conservate perfettamente. Di sotto riusciamo già a vedere buona parte di quello che sarà il nostro robottino. Oltre alle cromature abbiamo pneumatici in gomma. Non solo, all'epoca erano ancora presenti delle parti in metallo. Quelli che saranno i piedi del nostro Hot Rod sono in metallo. Tutto il resto invece, a parte i rivetti che reggono le ruote, qui è plastica. Interessante notare un dettaglio sugli adesivi che ha sulle fiancate, sia a sinistra sia a destra. Vediamo grosse fiamme gialle su uno sfondo viola. È strano questo colore viola, non è dovuto all'invecchiamento dell'adesivo, è semplicemente il fatto che inizialmente il giocattolino avrebbe dovuto avere un colore più violastro, simile a quello che ha effettivamente nel lungometraggio animato. Poi, per qualche motivo, arrivati in fase di produzione nelle fabbriche, lo realizzarono con una plastica e delle vernici che tendono molto più al rosso. Gli adesivi però ormai erano stati disegnati con il viola.
E qui sul suo tettuccio vediamo un'altra caratteristica dei vecchi Transformers, il famosissimo Rub Sign, lo stemmino da grattare. Per assicurarsi di aver comprato un Transformers vero originale, i bambini potevano sfregare il dito sull'adesivo nero che con il calore avrebbe rivelato il simbolo della fazione di appartenenza. Allora, il nostro prima ha funzionato, vediamo se riusciamo a farlo funzionare di nuovo. Eccolo lì, il simbolino Autobot. Con Hot Rod troviamo due accessori, chiaramente delle armi, probabilmente fucili laser di qualche tipo in plastica metallizzata. Guardateli bene, sono simili ma sono diversi, sono stampi decisamente diversi. Entrambe hanno un pernetto sotto, ecco qui, che ci permetterà di incastrarli nei pugni del robottino una volta trasformato, oppure così in modalità veicolo dovremmo essere in grado di inserirli qui sul motore che sporge sul cofano, anche se è un incastro molto duro. I perni di questi due accessori, che poi saranno i manici con cui impugnarlo, hanno un diametro che in realtà è fuori standard, cioè ora siamo abituati ad avere perni da 5 mm per i Transformers, che è una vecchia tradizione che si portano dietro già dai vecchi Diaclone di Takara. Evidentemente però in questo periodo, negli anni 80, non se ne preoccupavano tanto, il nostro pernetto non rientra in quello standard. Lo trasformiamo subito, facciamo solo una prova su strada per vedere come corre. Non benissimo, ma neanche male, non cigola, non c'è grossa resistenza e poi i pneumatici in gomma al tatto danno una bellissima sensazione. Erano giocattoli prodotti bene, di ottima qualità. Per trasformarlo iniziamo tirando indietro la parte posteriore dell'auto. Le due metà si separeranno dando forma alle gambe del nostro robottino. Da una parte, e lo facciamo anche con l'altra gamba. Ecco qui, vediamo tra l'altro così anche un difettuccio del nostro, l'adesivo su questa coscia è un po' rovinato. Ora possiamo ribaltare verso l'esterno i piedini in metallo del robot, c'è anche questa sporgenza che ci aiuta ad estrarli dalla loro nicchia. Allarghiamo verso l'esterno le fiancate anteriori, che saranno poi le braccia del nostro robot, e già che lo abbiamo fatto ruotiamo l'articolazione al bicipite, così possiamo anche piegare un pochino il gomito per dargli una posa più dinamica. E adesso dobbiamo rivelare il volto del nostro robot, lo vediamo già da qui sotto, e spingendo sulla sua fronte possiamo aiutarci per farlo saltare fuori. Abbiamo questa particolare articolazione gialla, voilà, che ci permette di estrarre tutto il blocco. Ora la testolina farà un giro tutto intorno per poi bloccarsi con il dentino sul cofano in questo modo, e una volta che siamo arrivati in posizione giriamo la cintura che terrà tutto fermo. Per finire ruotiamo di 180 gradi tutto il blocco della capottina con il parabrezza, che tra l'altro è in plastica blu trasparente. Ed ecco il nostro Hot Rod in modalità robot. Abbiamo ottenuto un personaggino alto tra i 14 e i 15 cm. È chiaro, complessivamente come aspetto non è dinamico come quello che vediamo oggi nei Transformers, e in realtà forse anche un po' meno riuscito di tanti di quelli che Hasbro ci aveva proposto all'inizio della linea, quelli che erano ereditati dai Diaclone di Takara. Ma ricordiamo sempre che all'epoca progettare giocattolini come questi era un inferno, perché andavano realizzati a mano, bisognava in qualche modo scolpire il modellino di un'auto, poi tagliarlo a pezzettini, inventarsi un modo per farlo diventare un robot. Gli inserti arancioni che vediamo qui sul suo addome, che prima era il cofano dell'auto, sono in plastica arancione, come lo sono anche i suoi pugni e le cosce, mentre l'arancione che vediamo qua sul cofano invece è parte dell'adesivo. Gli adesivi che ha sulle braccia chiaramente sono stati applicati male dal bambino che l'ha posseduto prima di noi, dovrebbero essere capovolti e scambiati, quindi con le frecce che puntano verso l'alto. Facciamo un bel primo piano del volto del nostro Hot Rod, eccolo qui. Adesso vediamo le articolazioni. Ricordiamoci sempre che il mondo dei Transformers dell'epoca era completamente diverso da quello odierno. Non ci sono articolazioni nelle gambe, solamente la punta dei piedini può andare un po' su e giù per via della trasformazione. Niente articolazioni neanche per la testa.
Le spalle in qualche modo possono inarcarsi dietro e in avanti, sempre per via della trasformazione, ma non potrà ruotare in avanti e indietro il braccio. Invece abbiamo vere e proprie articolazioni per i bicipiti, ecco qua che gli permettono di allargare o di stringere, gli avambracci, e possiamo piegare i suoi gomiti. Le sue manine arancioni, infine, che possono impugnare le pistoline che le abbiamo messo in mano, possono ruotare ai polsi, ma in realtà questi enormi tubi di scappamento cromati incollati sugli avambracci ne impediscono quasi completamente il movimento. Possiamo ancora dare un'occhiata a 360 gradi al nostro robottino per vedere cosa ne è stato della sua parte posteriore. Eccola qui, molto uniforme in realtà. Nel frattempo anche il suo amico Cap si è trasformato, eccoli qui uno accanto all'altro. Bene, dunque abbiamo visto il primissimo Hot Rod Hasbro 1986 dalla linea Transformers, quelli che oggi chiamiamo Generation 1, è chiaro che all'epoca non si chiamassero così. Rispetto ai Transformers di oggi, se non avete mai preso in mano uno di questi più vecchi, beh, è il caso di notare che la plastica è di solito un pochino più pesante, spesso ha uno spessore maggiore, e qui si trovavano pneumatici in gomma e inserti in metallo quando necessario, cioè a parte i piedini in metallo del nostro Hot Rod non mancano molle o rivetti in metallo oppure viti. Spesso e volentieri nei Transformers di oggi queste componenti sono ridotte al minimo, anche se è da dire i giocattolini di oggi hanno delle trasformazioni molto più spettacolari, molto più efficaci, in cui con poche mosse passiamo da bei veicoli a vere e proprie action figure dinamiche e ricche di articolazioni. All'epoca questo non c'era. Comunque, bellino il nostro Hot Rod, siamo contentissimi di averlo in collezione. Fortunatamente il nostro è messo molto bene. Gli adesivi non sono perfetti, ma tutte le parti in plastica invece sembrano veramente nuove di zecca ed è un personaggino che non può mancare in una collezione di Transformers. Allora, se il video vi è piaciuto, vi chiediamo di farci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto e anche se non vi è piaciuto potete scriverlo, potete mettere un bel like, iscrivervi al nostro canale dove troverete un'infinità di video dedicati ai giocattoli con mille curiosità. Ciao!